Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo anche stasera un'ampia pagina dedicata alla FIMER. Questa mattina gli azionisti e Greybull McLaren fanno sapere che l'accordo è ormai cosa fatta. Nel pomeriggio il CDA ribalta la situazione e annuncia la conclusione con Clementi. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata al salvataggio dello stabilimento FIMER di Terranuova Braccioline, scontro aperto fra CDA ed azionisti. Il consiglio di amministrazione, smentendo quanto diramato questa mattina dagli stessi azionisti e da Greybull McLaren, annuncia infatti la conclusione con Clementi e lo fa con una nota diffusa alla stampa nel pomeriggio. Con decreto emesso ieri, il Tribunale di Milano ha preso atto dell'avvenuto accordo sottoscritto dal CDA di FIMER con il fondo Clementi, affermando che non vi è bisogno dell'autorizzazione giudiziale e rendendolo così automaticamente efficace, spiega la nota che prosegue. A più tardi domani dovrebbe essere autorizzato il finanziamento interinale urgente da 17 milioni. Gli advisor sono dunque già al lavoro sul piano che prevede la progressiva emissione di 95 milioni da parte di Clementi, piano che sarà depositato in tribunale entro il prossimo 21 di agosto. Questi contenuti del comunicato del CDA e risale appunto solo a questa mattina la nota con cui Greybull McLaren annunciava l'accordo con la proprietà, chiedendo un passo indietro al consiglio d'amministrazione di FIMER. Una vicenda che, alla luce degli ultimi fatti, non sembra destinata ancora a chiudersi per i circa 400 lavoratori dello stabilimento teranovese. Continuiamo con questo argomento. Regione Toscana e Comune di Terranuova Bracciolini chiedono al Ministro delle Imprese Adolfo Urso e al Sottosegretario Fausta Bergamotto la riconvocazione con la massima urgenza del tavolo nazionale di crisi per la FIMER. Valerio Fabiani e il sindaco Sergio Chienni denunciano l'incertezza a seguito degli ultimi eventi, fra i quali una nuova richiesta di concordato prenotativo presentata al Tribunale di Milano e l'accordo con un investitore. Preoccupa in particolare la tenuta economica della società in questa fase, l'assenza di chiarezza sull'intero percorso e le continue divergenze interne alla governance aziendale. Passiamo alla cronaca. Investe un cinghiale lungo la vecchia 73 Senese Aretina, fra Palazzo del Pero e le Ville, mentre è in sella la sua bicicletta. Il fatto è accaduto ieri sera. Si tratta di un 59enne residente a Montevarchi che stava partecipando ad un raduno tra amici. Dopo l'impatto, l'uomo è apparso confuso. Stamani, al risveglio, si è ricordato di aver visto di fronte a sé sia un cinghiale sia un lupo, piuttosto malintenzionato. Sul posto è intervenuta l'automedica di Arezzo e un'ambulanza della Misericordia. Il 59enne è stato portato alla San Donato di Arezzo in codice giallo. E domani, giornata molto importante, un ospite d'onore a Camaldoli, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Camaldoli, luogo di fede e spiritualità, si appresta a vivere una 3 giorni di notevole significato. Ricorrono infatti gli 80 anni del Codice di Camaldoli, uno dei documenti più significativi del cattolicesimo italiano del Novecento, che proprio a Camaldoli fu elaborato nel 1943. In questo documento programmatico, un gruppo di intellettuali di fede cattolica forniva alle forze sociali cattoliche un fondamento unitario che ne guidasse l'azione nell'Italia liberata. La 3 giorni di Camaldoli si propone di rileggere il codice alla luce della recente storiografia, ma anche di interrogarsi sulla capacità progettuale dei cattolici d'Italia e sul ruolo che essi hanno svolto e possono continuare a svolgere per una partecipazione alla vita civile e politica del paese. Il Presidente della Repubblica sarà presente venerdì, nel giorno di apertura. Arriverà in elicottero, atterrerà non distante dal monastero e parteciperà al convegno introduttivo. Ripartirà nel tardo pomeriggio. Le iniziative proseguiranno fino a domenica con la presenza di autorevoli ospiti e relatori. La prolusione di venerdì sarà tenuta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, mentre sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a celebrare domenica 23 luglio la Santa Messa conclusiva del convegno. Torniamo alla cronaca. Motociclista cade e si ferisce. È accaduto questa notte lungo la statale 69 del Valdarno, all'altezza di Poggio Bagnoli, nel comune di Laterina Pergine. Il ferito è un 21enne residente a Levane. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata del Valdarno e l'ambulanza della Misericordia. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia, dove è stato ricoverato in codice giallo. Rilievi di legge da parte dei carabinieri.
e Scelgo Arezzo e con Arezzo si ritrovano il 25 luglio alle 21 al parco di Villa Severi con la cittadinanza aretina. Oltre ad ascoltare i cittadini, faremo delle proposte su alcune questioni spinose riguardo la città. Non va in vacanza Marco Donati, anzi surriscalda il dibattito politico rilanciando sulla microcriminalità. Le forze politiche che sostengono anche l'amministrazione sono totalmente assenti. E per quanto riguarda proprio la videosorveglianza, voi ve ne siete occupati, che cosa avete scoperto? Beh, abbiamo scoperto che la videosorveglianza in questa città non funziona, era una delle prime promesse di questa amministrazione. Ci fu un convegno nel 2016 promosso dal principale partito in questo momento della maggioranza che governa questa città, che dichiarava di progetti avveniristici, di gruppi interforze, videocamere. Oggi non ne funziona sostanzialmente una, quindi non c'è strumento che possa in qualche modo individuare i colpevoli di un reato, e questo abbiamo visto ha danneggiato le indagini anche rispetto alcuni efferati furti in alcune aziende orfe. Chiediamo interventi forti, ma soprattutto chiediamo a questa maggioranza di svegliarsi, perché Ghinelli è sicuramente poco presente, ma non è il mangiapeccati di tutte le forze politiche. E poi la questione cattivi odori. Residenti di alcune frazioni sono stati fatti passare per visionari, come se sentissero odori che invece erano inesistenti. Oggi scopriamo dall'assessore Sacchetti in un'intervista che qualche problema c'è e che c'è un'azienda pubblica che deve migliorare la propria capacità rispetto allo smaltimento dei rifiuti. Proposte poi per i giovani. Abbiamo sentito l'attuale seconda carica dello Stato nel 2016 venire qui ad un convegno e dire che con dei sani sganassoni si potevano debellare le baby gang. Io credo che questa sia un errore dal punto di vista comunicativo, e poi abbiamo scoperto che è un po' facile fare i genitori con i figli degli altri, un po' meno con i propri. E a proposito dei cattivi odori menzionati da Marco Donati, i consiglieri comunali aretini di minoranza hanno depositato oggi pomeriggio una richiesta di convocare un consiglio comunale aperto per affrontare i disagi lamentati dai cittadini di San Zeno, Le Poggiola, San Giuliano, Ruscello, Battifolle, Olmo, Via Romana e Pescaiola. In una nota congiunta, il sindaco Ghinelli e l'assessore Sacchetti ribadiscono l'impegno per la soluzione del problema. Più di 400 rilevazioni e controlli ripetuti confermano la sicurezza dell'impianto. Sono anche state stanziate risorse per il potenziamento dei biofiltri. E adesso una buona notizia per i pendolari: è stato infatti ripristinato il treno del Casentino. La ferrovia Arezzo-Porto Vecchio-Ostia riapre lunedì, dopo un momento che è stato molto importante per la manutenzione. Sì, da lunedì 24 il servizio è regolare, quindi da Ostia fino ad Arezzo. Ci siamo fermati questi giorni semplicemente per sostituire binari, traversine e pietrisco per garantire il massimo del livello di sicurezza. Quindi questo piccolo disagio, comunque fatto nel periodo di massimo calo, diciamo, perché qui siamo fuori dal periodo delle scuole, fuori da utilizzi ordinari, rappresenta il fatto che comunque abbiamo fatto un intervento importante di sicurezza, e lunedì riapriamo il servizio regolare. La zona che ha interessato la manutenzione è quella vicina al paese di Rassina. Un tratto quanto lungo? Siamo a oltre 500 metri di ferrovia rifatta completamente, sia i binari, sia le traversine, sia il pietrisco che regge i binari stessi. L'obiettivo è proprio averlo fatto qua nella zona qui più urbana, proprio perché questo intervento riduce anche il livello di rumore per chi vive vicino, quindi l'abbiamo fatto anche proprio per questa ragione, e questo è un elemento ulteriore che comunque, accanto agli altri di massimo livello di sicurezza, è importante, perché questo è uno degli interventi che poi continuiamo a fare in tutta la rete di LF che va da Sinalunga fino a Ostia. Voltiamo pagina. Lo storico stabilimento della ex Beccart di Figline Valdarno potrebbe tornare presto a produrre grazie ad un progetto di riconversione industriale presentato in regione dalla J Group, azienda fiorentina che opera nel campo delle energie rinnovabili. Importanti novità per lo stabilimento ex Beccart di Figline Valdarno. Presso la sede di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il presidente Giani e i firmatari del protocollo per lo sviluppo e l'occupazione del Valdarno hanno incontrato Federico Parma, rappresentante della J Group, azienda nel campo delle energie rinnovabili che, assieme ad altre imprese e soci privati, ha avanzato un progetto per la riconversione del sito. Nel corso dell'incontro, coordinato dal consigliere del presidente per le crisi aziendali Valerio Fabiani e dal direttore della Direzione regionale per la competitività territoriale, hanno preso parte anche le istituzioni del Valdarno aretino e fiorentino e i sindacati. Parma ha illustrato le prime linee di indirizzo del progetto di rilancio industriale teso alla realizzazione di un innovativo polo energetico circolare agroalimentare totalmente autosufficiente. G Group ha inoltre confermato la disponibilità a raccogliere la richiesta
richiesta di Regione e sindacati di procedere all'assunzione dei 26 lavoratori ex Bekaert rimasti tutt'oggi senza occupazione. Nell'agosto dello scorso anno G-Group ha sottoscritto un contratto preliminare d'acquisto per rilevare il sito e l'immobile ex Bekaert. La Regione, ha detto Gianni, continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi del progetto e resta determinata a trasformare una profonda ferita per il territorio in una solida prospettiva di innovazione e capace di raccogliere la sfida della transizione energetica. La Regione, sin dai momenti più critici, è stata sempre presente sulla vertenza e continuerà a farlo, ha aggiunto il consigliere Fabiani. Oggi abbiamo attraversato un importante bivio verso la reindustrializzazione. Il progetto di riconversione dello stabilimento sarà presentato ufficialmente a settembre. E la ASL Toscana Sud-Est è stata multata dal garante della privacy per aver mostrato nome e cognome di un paziente in una campagna di comunicazione del 2022. 20.000 euro la sanzione è comminata per aver violato i dati personali, dati che si leggono in uno scatto che riporta lo schermo di un PC al quale lavora un operatore del pronto soccorso del San Donato, come vediamo dalla foto. E c'è di nuovo il boom dei matrimoni dopo la pandemia, contenti gli acconciatori. Anche questo 2023 si conferma la tendenza al ritorno al matrimonio, si recupera quello che si è perso nei due anni di stop con la pandemia. E per voi come cambia il lavoro? Beh, cambia in maniera sostanziale, perché il recupero dei servizi, come sapete, è sempre molto difficile. Ma la grande affluenza dei matrimoni, che hanno subito un grande stop durante il Covid, adesso sta avendo la loro primavera. Ed ecco le nuove tendenze, sia al maschile che al femminile. Facciamo dei ottimi rituali, l'uomo oggi ci tiene tantissimo alla barba soprattutto, dove si fanno dei trattamenti anche viso, ci siamo organizzati in questo modo, richiamando un po' la storia dei panni caldi. Per quello che riguarda le acconciature invece c'è un po' un ritorno al raccolto, anche perché un po' in base anche alla tendenza moda che ha in questo momento, che è una rivisitazione nuova degli anni 80-90, vediamo questi raccolti molto, come si può dire, molto morbidi. Non mancano le curiosità. Una cosa particolare, la richiesta di una ragazza che addirittura avrebbe detto che tra il taglio della torta e la cerimonia il taglio di capelli dietro. Bene dunque sotto questo profilo, anche se i diretti interessati fanno sempre i conti con le utenze. Ancora è un'incidenza nei bilanci importantissima quella delle utenze, che stiamo cercando di sopperire e non far ricadere nel cliente finale. E prosegue la battaglia della Coldiretti contro i cibi sintetici. Direttore, questo è un periodo nel quale molte iniziative portate avanti da Coldiretti hanno positivi riscontri a livello istituzionale, anche quella del cibo sintetico. Sì, ieri fortunatamente nel dibattito che c'è stato, perché il DDL è stato messo in votazione al Senato, quindi ad ampia maggioranza è passata la linea che crea una barriera contro il cibo sintetico, quindi a livello italiano siamo probabilmente il primo paese che sta mettendo le basi per vietare la produzione, la commercializzazione e la vendita di prodotti sintetici. Ovviamente il decreto non prevede e non mette in discussione invece la ricerca, questa è una cosa molto importante da capire. Noi siamo molto soddisfatti perché è una battaglia che abbiamo avviato mesi fa, raccogliendo 2 milioni di firme a livello nazionale, il consenso di tutte le regioni e le province a statuto speciale che hanno deliberato in tal senso, e anche una quantità importantissima di amministrazioni comunali, ad Arezzo per esempio sono 20, e ovviamente di governate da politiche e partiti diversi, insomma, quindi diciamo da condizioni differenti, però credo che ci sia la forte sensibilità anche da parte della politica nel capire che una nazione come la nostra, che ha la biodiversità più importante probabilmente al mondo, da queste iniziative potrebbe avere grosse difficoltà e grossi problemi. In occasione del cartellone Estate in Fortezza 2023, organizzata da CESVOT, grande successo di Frida Bollani. Questa serata venuti al mio concerto, del mio tour, che io proprio in questi giorni ho denominato Matur, perché io sono Matur, ho fatto la maturità, e ora sono in tour.
Ironia e talento da vendere. Figlia d'arte, Frida Bollani Magoni si è esibita sul palco della Fortezza Medicea. Piano e voce, brani celebri riarrangiati e inediti. 17, I can't get into most gigs in London, and that is because I'm 17. Lei peraltro si era già esibita 3 anni fa in piazza San Domenico. È stato un po' un inizio forse Arezzo, è stata una ripartenza di sicuro perché è stata la mia primissima volta sul palco dopo il primo lockdown, quindi Arezzo per me rappresenta ripartenza. Per te il concetto di figlia d'arte che cosa rappresenta? Rappresenta il concetto di una bambina che è nata con una possibilità che spero molti miei coetanei abbiano avuto e abbiano nelle future generazioni, di avvicinarsi all'arte e alla musica che sono la vera bellezza del mondo e di insomma in un secondo momento poi decidere di diventare una portatrice di arte e di musica, ma in primis la possibilità di avvicinarmi a questa disciplina, a questo mondo. L'Associazione Veterani di Arezzo dedica 2 giorni alla figura di Giuseppe Garibaldi. Sentiamo. Arezzo si prepara a ospitare le celebrazioni garibaldine 2023. La figura dell'eroe dei due mondi sarà al centro di un'articolata serie di eventi in programma in vari luoghi della città venerdì 21 e sabato 22 luglio. Il filo conduttore dell'iniziativa è quello di commemorare il passaggio di Garibaldi a Nita nella città, avvenuto il 22 luglio 1849. Il 21 ci sarà una proiezione del film su Anita Garibaldi, la versione di Anita, perché l'Anita e Garibaldi sono passati da Arezzo in fuga da Roma nel 1849 e si fermarono a Santa Maria delle Grazie e noi vorremmo ricordare appunto questo passaggio. E poi il giorno dopo invece c'è la scopertura di una targa per gli 80 anni della formazione della divisione militare partigiana Garibaldi. Tra l'altro qui con me c'è anche una discendente di un garibaldino di quella formazione, di quella divisione, Franco Francini, lei Elisa Vannuccini, e ha come ecco questo che cos'è? Questo è il fazzoletto. Dove si vede il fazzoletto rosso che chiaramente ha lo stemma dell'associazione ed è simbolo della divisione Garibaldi. Ecco signora, che cosa vuol dire per lei essere discendente di un garibaldino? Un grande onore, sinceramente, anzi sono anche molto emozionata per l'evento, sì. E domattina la CGIL organizza a Chiusi della Verna un convegno dedicato al panno e al legno del Casentino. Una precisa visione d'insieme di Casentino e Valtiberina con le loro caratteristiche socio-urbanistiche, ambientali, storico-culturali e produttive. Secondo la CGIL il futuro di quest'area interna risiede nella capacità di immaginarla come una realtà unica. E questo è il filo conduttore del convegno di venerdì 21 luglio a Chiusi della Verna. Ma intanto far emergere una posizione che le aree interne non sono un limite ma sono un'opportunità. Proprio per cogliere questa opportunità noi bisogna garantire alle aree interne alcuni elementi che sono principali. La presenza del lavoro, portare avanti la tradizione anche dentro alle trasformazioni delle innovazioni tecnologiche che naturalmente si devono cogliere e che possono diventare un'opportunità da un punto di vista progettuale e una tutela dei servizi. Ha parlato di eccellenze, una di queste eccellenze è il panno del Casentino per esempio. Certamente, è un prodotto che esiste lì da qualche centinaio d'anni insomma. Quello che manca purtroppo è che in un modo o nell'altro, piccolo certo è bello, ma questo deve essere ben congegnato. Le aziende produttrici di questa pezza di fatto sono aziende di piccola media impresa che hanno bisogno in un modo o nell'altro di stare in un sistema integrato. Il nostro contributo è mettere insieme virtù appunto con tradizione, nuove tecnologie e un territorio che si vede impegnato a scommettere. E un fine settimana ricco di iniziative anche a Monterchi. Sentiamo il servizio di Paolo Tilli. Monterchi Festival si avvicina al Giro di Boa, terzo appuntamento dei 6 previsti, ci illustra il prossimo appuntamento, se vogliamo anche un appuntamento doppio, Manuela Malatesta.
Siamo già arrivati alla metà del nostro Montarchi Festival, difatti il prossimo è il terzo appuntamento dei sei che coinvolgono il Montarchi Festival edizione 2023. Sabato 22 luglio alle ore 21:15 si esibirà l'orchestra Giovani Armonie, che è l'orchestra di archi della città di Sansepolcro. In parallelo, a cominciare dal giorno prima, quindi il 21 e il 22 di luglio presso lo stadio comunale di Monterchi, si terrà Birra Art Fest, la festa della birra a cura dell'associazione culturale Homo Salvatico. E prima dei saluti diamo uno sguardo al palinsesto di Teletruria. Questa sera, subito dopo il telegiornale delle 20:30, potrete assistere a Newsline, dentro la notizia, che oggi si occupa di un incontro pubblico tenutosi a Pistrino sul tema della sicurezza della diga di Montedoglio. Al termine 9:10, dedicato alla 10ª edizione della 24 ore organizzata dal Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Al termine seconda puntata del Caffè del Parco, Barbara Perissi ha incontrato il prefetto di Arezzo, la dottoressa Maddalena De Luca. Infine alle 23, appuntamento in diretta con In compagnia di Alessio. È tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.